Siamo nel 63 avanti Cristo. Cicerone, che ricopriva la carica di console, riuscì a sventare in extremis un vero e proprio colpo di stato o congiura ordita da Lucio Sergio Catilina. Costui era un giovane patrizio di famiglia decaduta che negli anni immediatamente precedenti si era presentato sulla scena politica come difensore del proletariato romano contro la prepotenza degli aristocratici. Non potendo giungere al potere per via legale, poiché i suoi nemici politici, guidati da Marco Tullio Cicerone, gli sbarravano il passo, Catilina, nel 63 avanti Cristo, tentò un'insurrezione contro lo Stato. Mentre Catilina riuscì a fuggire, molti dei suoi seguaci rimasti a Roma vennero catturati. Come punirli? Questo chiese Cicerone ai senatori nella drammatica seduta rievocata nel nostro episodio. Cicerone si rivolge ai senatori. Ut omnes scitis patres conscripti Catilina fugit. Come tutti sapete, ut omnes scitis patres conscripti senatori, Catilina è fuggito. Catilina fugit. Et nunc consul vos convoco ut sciam quid de coniuratis qui delictum confessi sunt iudicetis. Et nunc e ora consul nelle mie funzioni di console in qualità di console vos convoco vi convoco ut sciam per sapere quid de coniuratis iudicetis, che cosa giudicate riguardo ai congiurati, cioè qual è il vostro giudizio in merito ai congiurati, qui delictum confessi sunt, i quali hanno confessato, confessi sunt, la loro colpa, il loro crimine. Furiosi, continua Cicerone, isti sunt. Qui fisi sunt furioso, ut erat Catilina. Questi, isti, qui fisi sunt furioso, che si sono fidati di un pazzo, ut erat Catilina, come era Catilina, furiosi sunt, sono pazzi anch'essi. Et ausi sunt terribilia meditari, e hanno osato, ausi sunt, meditari, pensare, meditare a cose terribili. Hanno pensato, cioè, di mettere in atto azioni terribili, quali incendia in urbe, incendi in città, cedes civium, stragi di cittadini, rei publice eversionem, un colpo di Stato. Leges iudicium imponunt. Le leggi romane impongono il giudizio, cioè la legge impone il processo, che questi cittadini siano sottoposti a giudizio. At valent ne leges in eos, ma chiede Cicerone al consesso dei senatori. Per loro, in eos, valgono le leggi? O meglio, si possono applicare le leggi a criminali di tal fatta?